Sarà un rischio d'impresa, ci siamo definiti imprenditori della cultura e questa per noi sarà una scommessa. È il commento della presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Katia Amati, che questa mattina ha presentato la stagione di prosa 2015-2016 ricca di novità, organizzata grazie alla collaborazione con Amat e con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Una vera sfida dunque che partirà dall'aumento dell'offerta da 14 a 21 serate di spettacolo. Saranno tutte in abbonamento e quindi per coloro che lo sottoscriveranno ci sarà la possibilità di conservare il posto e il turno senza dover rinnovare la fila ogni 3 anni. La stagione ci ha stimolato a ragionare meglio sulle 3 serate, ma soprattutto anche un lavoro grande per quanto riguarda la formazione del nuovo pubblico, il rapporto con le scuole, che quest'anno è andato benissimo e quest'anno lo vogliamo ancora per la prossima stagione rafforzarlo, questo per noi è fondamentale, e offrire un posto di visibilità, perché ogni tanto qualcuno ci diceva: ah, ma non ci sono più buoni posti. Allora la scommessa è questa, per cui chiediamo alla gente: dateci ragione in questo senso nella 3ª serata. La stagione è stata pensata per un pubblico sempre più ampio e variegato. Si partirà il 16 ottobre con Enrico IV di Pirandello, portato in scena da Franco Branciaroli, Emilio Solfrizzi in Sarto per Signora e Simone Cristicchi in Magazzino 18. A gennaio poi torna a teatro Leo Gullotta con Spirito Allegro, a seguire Molière la recita di Versailles con Paolo Rossi e Venere in pelliccia con Sabrina Impacciatore e Walter Malone. Ad aprile chiuderanno la stagione Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, protagonisti di Matti da slegare con la regia di Gioele Dix, consolidata inoltre una sinergia con la vicina città di Pesaro. Già con la Lirica avevamo adottato questo rapporto tra le città e non solo Fano-Pesaro, in questo caso ancora di più perché l'AMAT prepara la stagione di Pesaro, perché gestisce il teatro di Pesaro e a Fano ci supporta nella scelta. Offrire per cui più serate ad un pubblico di tutta la provincia, perché questo per noi è diventato un motivo di lavoro proprio, per cui titoli che possono essere accattivanti sia per Fano che per Pesaro e date che non si sovrappongono soprattutto. Il protagonismo di questi giovani, perché